Ah, sarei capace di farlo se veramente volessi farlo. E fino ad ora sono stato così privo di iniziativa e pigro. Adesso ho deciso che ho del coraggio. Dottor Uranaru, oggi ho deciso. Proclamerò delle cose di cui domani tutti si sorprenderanno. Oh! Dottore, aspettate con ansia che arrivi domani. Ma maestà, volete dirmi per favore cosa avete intenzione di proclamare? Oh, non posso perché è un segreto. Adesso, Uranaru, lasciatemi solo, andate via presto, su. Sì, sì, vostra maestà! Ho voluto cambiare quella vecchia legge di Silverland che vieta ad una donna di diventare re e governare il paese. Era ora di farla finita con queste stupide discriminazioni, certo. Ecco fatto. Dopo voglio cambiare tutte le cattive leggi in buone leggi. Ma che succede? Che stai facendo? Chi sei? Lasciami! Principe, principe! Principe, questa è bella! Non si trova più il re? Che? Non si trova, non lo si è più visto da nessuna parte da questa mattina. Come sta la mamma? Come stanno gli altri? Cercano disperatamente il re. Maestà! 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 Cercatelo di nuovo, dal primo al terzo piano, su presto, andate! Maestà! Padre, dove siete? Maestà! 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 Principe, l'abbiamo cercato in tutti gli angoli del castello, ma non l'abbiamo trovato! Ispezionate il fossato! Sì, principe! Maestà, il re è rimasto a scrivere qualcosa per molto tempo da solo. Se gli succedesse qualcosa di male... Io vado di nuovo a cercarlo, mamma. Immagino che siate molto preoccupati. Comunque è molto strano che il re sia sparito così all'improvviso, non è vero? Non dire cose inutili. Anch'io vado a cercarlo, maestà. Padre! Padre! Padre, dove siete? Padre, dove siete? Padre! Qui non c'è... Quell'armatura... degli antenati, ma è impossibile. Padre! 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 Oh! Ho sentito un rumore. Padre! Sarà stata un'illusione. Cosa? Principe, c'è un uomo che dichiara di aver visto il re questa mattina presto. Cosa? Dove? Nella parte nord della valle. Va bene, vado a vedere. Vale, va alla valle del nord.
succedendo? Che? Quella scarpa sembra di mio padre. Opale, tieni in bocca il capo di questa corda. Io scendo. Sono veramente molto addolorato. Madre! Padre, perché sei morto? Granduca, siccome il re è morto, il principe salirà al trono tra una settimana. Il nuovo re, re Zaffiro. Se il nostro piano procederà bene fino a quel momento... Sarà molto interessante stare a vedere. Cos'hai da ridere, cretino? Ma io... Zaffiro, sono io. Prego, entrate. Oh, madre, che ne pensate? Sei bellissima, Zaffiro. Pensavate che stessi piangendo? Sì, ed ero venuta a consolarti. D'ora in avanti non piangerò più. Invece mi stavo vestendo. E perché mai, cara? Questa è l'ultima volta che mi posso vestire così. Che? Se divento re, non potrò mai più mettermi un vestito come questo. Allora mettitelo come se fosse l'ultimo. Va bene, madre. Balia, sei lì? Oh, sì, stavo aiutandola a vestirsi. Oh, Balia, ti prego, non piangere. Adesso fammi un sorriso. Come faccio a non piangere? Zaffiro, questa non sarà l'ultima volta che ti vesti così. Cosa? Quando diventerai re, potrai modificare la legge e farne una nuova, per cui tutti, anche le donne, possano diventare re. Oh. Ho capito, potrò essere re anche se sono una ragazza. Lo farò. Tsuya, tsuya, tai kashi.
La cerimonia di incoronazione si svolgerà domani. I preparativi sono quasi ultimati. Una grossa rappresentanza è giunta da tutte le parti del mondo. Penso che il principe Zaffiro si sia messo tranquillo e stia aspettando l'alba. Dio, ti prego, dammi forza. Ho paura di diventare re. Lo temo. Presto sorgerà il sole. Dio, ti prego, proteggimi. Farmacista Ponco, non avete ancora fatto quella medicina? È quasi finita, fra 3 ore sarà pronta. Fate presto, o non si farà in tempo per la cerimonia di incoronazione. Si farà in tempo per la cerimonia di incoronazione. Ma fa veramente effetto? Basta che una persona ne prenda solo un po' per mettersi a dire tutto quello che pensa. Se non dovessimo fare in tempo, voi morirete, capito? Aspetterò qui finché non avrete finito. Avanti, sbrigatevi. Come siete violento! Mi è venuta una gran sete. Bevete un po' da quella fiasca. Sì. Che cosa mi avete fatto bere? State tranquillo, non c'è niente di cui preoccuparsi. Ma mi sto gonfiando, finirò con lo scoppiare. No, non temete, ora vi darò subito un buon rimedio. Sì, ma fate presto. Ecco, bevete. Maledettissimo Ponco. Ed ora state calmo e riposatevi. E lasciatemi lavorare in pace finché non avrò finito. Inizio la cerimonia di incoronazione del principe Zaffiro! Andrà tutto bene. Ora inizia la grande cerimonia di incoronazione. Qui sono riuniti moltissimi rappresentanti giunti da tutte le parti del mondo. Stanno aspettando il principe. Quando il principe Zaffiro si siederà sul trono, sarà il nuovo re di Silverland. Arriva il granduca Geralamon! Papà, ho fame! Taci, presto ci sarà il banchetto. Cretino, smettila. Su, ti do questo dolce. Arriva la regina! Zaffiro, la cerimonia andrà bene. Ma dov'è Nilon? Non è ancora arrivato, signore. Ma che sta facendo? Sta arrivando il nostro arcivescovo. Ecco!
Ed ecco che sta arrivando il principe Zaffiro! La cerimonia di incoronazione. Uno, due, tre. Mio Dio, ci sono 100 diamanti. Oh, no. Io dico che ce ne sono almeno 200. Bravo! Granduca Nilon è tornato! Davvero? Digli di mettere quella medicina nel vino della regina! Il Granduca ha ordinato di mettere quella medicina nel vino della regina. Su, svelto, dalla a me! Che? No, non te la do! Perché no? L'ho portata io e voglio metterla io stesso nel vino della regina. Accidenti! No, tu devi riposarti, t'ho detto che lo farò io! E io ti ho detto che lo farò io, vattene via! Tu devi riposarti, capito? Non mi interessa! E adesso venga dato inizio al brindisi. Versate tutti del vino nei vostri bicchieri. Granduca Geralamon, vi prego, date il via al brindisi. Un momento, che questo è il bicchiere della regina? Sì, signore. Ah, benissimo. Ce l'abbiamo fatta! E adesso brindiamo alla salute del re Zaffiro di Silverland. Salute! Salute! Granduca Geralamon ha un'aria strana. Chissà perché. Qualcuno accompagni la regina nella sua camera! Non è niente, caro, non è niente. Solo che non sapevo che fosse così amaro nascondere la verità. Madre! Adesso fate tutti attenzione e ascoltatemi, perché vi dirò tutto. Cosa succede, regina? Zaffiro è mia figlia. Zaffiro è una ragazza. Sì, Zaffiro è una ragazza. Ma per farla diventare re vi abbiamo ingannato e l'abbiamo spacciata pubblicamente per ragazzo. Avete sentito tutti, siete tutti testimoni. Questa madre e sua figlia hanno mentito e hanno ingannato il popolo per 13 anni. Sono dei vili che hanno ingannato della brava gente. Oh, ma ho detto qualcosa. Madre, è troppo tardi. Cosa? È vero, è troppo tardi ormai. Avete confessato tutto. Soldati, arrestateli. E insieme arrestate anche i loro 3 complici. Come punizione ordino che siano rinchiusi nella torre della bara finché non moriranno. C'è qualcuno che si oppone? La torre della bara, finché non moriremo. E i loro 3 complici come punizione per averli aiutati saranno schiavi.
Schiavi! Schiavi! Ancora una cosa, ho deciso che mio figlio Plastic diventi il nuovo re. Come Plastic il nuovo re? Ma non è possibile, cretino! Plastic sarà il re, c'è qualcuno che vuole opporsi? E ora portate via quei vili traditori! Principessa Zaffiro e regina, è spiacevole, lo so. Ma vi prego di salire sulla carrozza dei prigionieri. Andiamo, madre. Zaffiro, ti prego, perdonami. Siete stata intrappolata da Gerolamo, madre. Penso che abbiate bevuto del vino drogato. Non vi vedrò mai più, credo. Allora, addio, addio. Questa è la torre della bara. Principessa Zaffiro, regina, mi dispiace, ma una volta che sarete state chiuse là dentro, non potrete mai più uscirne. Preparatevi.